dalle persone, io l'ho detto, questa doveva essere l'assemblea in cui si parlava di persone, del valore delle persone per le persone. Quindi il fatto di avere anche il ministro presente per noi è stato un segnale molto importante per una continua condivisione, discussione comune di tutte quelle che sono gli aspetti che riguardano la salute in particolare, ma per noi la farmaceutica, perché crediamo solo che attraverso la condivisione e la discussione si possano trovare quelle soluzioni che possano portare, come un po' ironicamente abbiamo detto prima, a gente che magari non può vedere neanche un Natale a vederne 3, 4, magari anche di più. E quindi sono anche soddisfatto perché si è cominciato a parlare non solo del silos della farmaceutica, ma inserire nella programmazione sanitaria e nella spesa sanitaria più in generale tutte le spese. Io non a caso poi ho voluto citare la direzione della programmazione sanitaria, che è stata istituita 2 finanziarie fa perché potesse fare il primo studio sull'oncologia, perché credo che stia facendo e sia quella la strada, è una direzione importante e io devo dire che chi l'ha creata era già illuminato perché pensava già al futuro e credo che quella sia la direzione, quindi è importante che si vada in quella direzione. Tenere i silos così, tutto quello che si può fare all'interno del silos, mi spiace, non porterà a risolvere il problema. La soluzione sta in quella direzione, programmazione, analisi e allocazione delle risorse là dove servono, che sia farmaceutica, che siano altre tecnologie sanitarie, e credo che sia stato giusto creare quella direzione e sarà molto importante vedere il lavoro che questa direzione sta facendo, perché va proprio nella direzione che noi auspichiamo. Senti, i dati economici che dicono del bilancio? L'export e l'occupazione sono i driver più importanti. Da noi continuano a essere driver molto importanti del nostro settore, la crescita della produzione continua la crescita guidata dall'export, continua la crescita delle assunzioni, soprattutto dei giovani. Noi siamo il settore che più di ogni altro ha inserito giovani sotto i 30 anni e voglio dire anche una cosa importante, oltre l'80% dei contratti che abbiamo fatto con i ragazzi sotto i 30 anni sono a tempo indeterminato, quindi contratti stabili, contratti che danno a questi ragazzi la possibilità di crescere in un ambiente che sia un ambiente per loro stimolante, come è il nostro, che è fatto di ricerca di soluzioni innovative. Noi stiamo già guardando avanti, stiamo già guardando ai ragazzi del futuro con il progetto che abbiamo siglato con il Ministero dell'Istruzione già qualche anno fa, dell'alternanza scuola-lavoro. Andiamo proprio in questa direzione, nel far crescere in questi ragazzi la passione e la voglia di acquisire quelle nuove competenze che oggi nemmeno noi abbiamo, ma che serviranno per essere protagonisti nel mondo del futuro, nel mondo farmaceutico, nel mondo della salute del futuro. Ma vi sentite un settore in controtendenza nell'economia, visto che... Ma noi siamo un po' un settore, qualcuno ha definito anticiclico, siamo un settore in controtendenza. Se noi andiamo a guardare i dati della produzione, la produzione industriale ha fatto segnare negli ultimi 10 anni qualcosa come un meno 17%, la farmaceutica ha fatto segnare più un 24%, e per quello che dico siamo in controtendenza, perché se per assurdo, ed è un assurdo chiaramente, tutto il settore industriale fosse stato solo farmaceutico, non avremmo avuto la crisi economica che abbiamo avuto. In realtà la crisi economica è stata importante e io credo che settori che in qualche modo hanno contribuito ad uscirne o a riportare il PIL verso un segno anche piccolo ma positivo debbano essere tenuti in considerazione dai governi dei vari paesi. Presidente, c'è stato nella tavola rotonda un piccolo botta risposta col direttore generale di AIFA sui prezzi dei farmaci in Italia, legato anche al tema della carenza. E la seconda domanda, poi mi risponde, è quello su a che punto siamo con le linee guida sulla governance, perché oggi ci hanno detto qualcosa in più, però sono passati 8 mesi in cui non abbiamo visto nulla. Allora, il discorso del prezzo dei farmaci è reale, noi i dati li abbiamo e siamo pronti a metterli a disposizione perché lo vediamo, i prezzi in Italia da tutte le ricerche che vengono fatte sono mediamente più bassi dell'ordine del 20-25% e lo vediamo anche dalle forme di payback. Quando noi diciamo oggi che abbiamo restituito 2 miliardi e 4, i contratti con il rimborso condizionato nello stesso periodo hanno restituito 3 miliardi e 8. Non si può pensare che questa cifra sia stornata sic simpliciter dai fatturati. Bisogna detrarla dai fatturati, dividerla per i prodotti e vedrete che i prezzi sono più bassi, perché in qualche modo se viene restituita una cifra, questa cifra non è stata incassata.
E sulle carenze io credo che sia un problema importante che starà emergendo anche in altri paesi, non lo discuto, ma essere paragonati alla Grecia e al Portogallo credo che significhi che noi abbiamo veramente i prezzi molto più bassi rispetto ad altri paesi del nord Europa dove i nostri prodotti vanno a finire, perché se no non si spiegherebbe. Io veramente il Ministero ha bene fatto a istituire questo tavolo con tutti i protagonisti della filiera per limitare il fenomeno. E allora io faccio sempre l'esempio del farmaco per il Parkinson. Mancava. Perché mancava? È bastato impedirne l'esportazione per farlo più tornato. Ma perché viene esportato? È chiaro che io, se avessi la disponibilità di fare più margine in un altro paese, lo vendo in un altro paese. Quindi il distributore va a fare margine là dove gli interessa. Se fa margine vuol dire che il prezzo è più alto, se no non farebbe margine. Non conviene a nessuno comprare in Italia un prodotto a un prezzo più alto e rivenderlo in un paese dove glielo pagano meno. Quindi è chiaramente un segnale. Se dobbiamo fare delle analisi, facciamole, ma ci renderemo conto che in Italia veramente i prezzi sono più bassi. Anche perché quel 35% di contratti che noi abbiamo rispetto alla media europea fatti sul pagamento rimborso condizionato sono un segnale importante che questo paese ha dato. Vi posso garantire che i contratti di questi farmaci negli ultimi anni che sono stati fatti su tutti i farmaci oncologici sono contratti con rimborso condizionato a la condivisione del rischio, la condivisione del risultato e se il farmaco funziona lo pago, se non funziona lo pago, su dei criteri scientifici inoppugnabili che sono nei registri dell'AIFA. E quindi è chiaro che se per assurdo un farmaco funziona nel 60% dei casi, che in oncologia sarebbe già un risultato straordinario, vuol dire che nel 40% non ha funzionato, in quel 40% abbiamo restituito i soldi, quindi vuol dire che costa il 40% in meno, perché quei soldi non li abbiamo incassati. È chiaro che il ragionamento non fa una grinza. E quindi io credo che debba essere valorizzato questo sistema, esportato negli altri paesi. Il Washington Post un paio d'anni fa lo fece proprio con un articolo in prima pagina in cui diceva: in Italia se un farmaco non funziona lo Stato chiede i soldi indietro. Siamo stati pionieri, siamo stati primi e questo credo che sia anche giusto. L'industria lo ha proposto, lo accetta ed è giusto, perché noi vogliamo essere pagati per quello che portiamo, non per quello che non portiamo. Presidente, sembra di capire da quello che diceva Di Bassi che loro andranno avanti sull'equivalenza terapeutica. Tra le righe della sua relazione invece lei ha, bisogna di capire, rimarcato il vostro rifiuto del concetto. L'industria non è mai stata contro l'equivalenza terapeutica, l'industria ha una posizione molto seria sull'equivalenza terapeutica, nel senso che quando l'equivalenza terapeutica è dimostrata da un punto di vista scientifico è equivalenza terapeutica, se non è dimostrata da un punto di vista scientifico non può essere chiamata equivalenza terapeutica, chiamatela in un altro modo. E quindi se da un punto di vista scientifico è vero per il paziente, non ci sono differenze, ma se non ci sono evidenze scientifiche credo che sia giusto produrre quelle evidenze scientifiche che oggi non ci sono. Troppo spesso si semplifica il fatto dicendo sono tutti uguali, quello che si ignora è che magari i farmaci, faccio un esempio, possono abbassare tutti la pressione anche se sono di classi diverse. Peccato che magari uno su un paziente non funziona e su un altro funziona, perché? Perché sono i pazienti a essere diversi. Quindi se l'equivalenza terapeutica è su basi scientifiche l'industria non ha nulla da dire, anzi la supporta, ma troppo spesso non lo è e quindi questo dal nostro punto di vista non è accettabile. Quindi qualche anno fa l'AIFA, vi ricordo, ritirò per autotutela proprio la norma sull'equivalenza terapeutica perché non era basata su evidenze scientifiche. Però sempre Di Bassi ha fatto un appello forte proprio alla trasparenza dei dati sulle sperimentazioni, sul fatto che non siano sempre così facilmente accessibili, reperibili e quindi un difficile confronto sui temi di cui stiamo parlando adesso. Ma il confronto, i dati sono quelli che sono contenuti nei dossier. I dossier sono valutati da agenzie regolatorie importanti come quella americana, come quella europea e come quelle nazionali. E il fatto che i farmaci funzionino, io lo tiro sempre fuori guardando degli indicatori molto semplici. Se l'Istat dice che negli ultimi 10 anni la mortalità è ridotta del 23%, ci sarà un motivo. Se l'Istat dice che nel cardiovascolare la mortalità si è ridotta del 30%, ci sarà un motivo. Se un malato
su 3 di cancro era vivo a 5 anni qualche anno fa, adesso sono 2 su 3, ci sarà un motivo. Se di HIV si muore a 72 anni non più a 25, ci sarà un motivo. Se di epatite C non si fa più il trapianto, ma con 6, 4, 5, qualche settimana di terapia si guarisce, ci sarà un motivo. E quindi credo che sia anche giusto, come dicevo prima, fare quei rimborsi condizionati con i registri, perché i registri che ha AIFA sono una fonte di dati incredibile, perché sono i veri registri del real world evidence, e in questi registri andateli a vedere o chiedete di avere accesso, vedrete proprio che ogni paziente che è in terapia con quel tipo di farmaco deve essere inserito in quel registro. In quel registro c'è un algoritmo: se il paziente ha le caratteristiche per avere quel farmaco, ce li ha e avrà il farmaco, se no quel farmaco non ce l'avrà. Dopodiché i medici devono inserire i risultati dell'utilizzo di quel farmaco e di conseguenza si vede se quel farmaco funziona o non funziona. E la miglior garanzia è che se non funziona restituiamo i soldi. Quindi allora forse per andare incontro alle esigenze sia di AIFA che dell'industria bisognerebbe utilizzare questi registri non solo per finalità di payback, ma anche per finalità di valutazione dei farmaci. Quindi rendiamo disponibili questi dati, che sono dati scientifici del mondo reale, perché sono pazienti trattati negli ospedali, e credo che avremo delle belle sorprese.